Ciao papà. Sai, mi ricordo una vita fa, quando io ero poco più alto di un metro e tu eri ancora mio padre. Mi ricordo quei sabati mattina quando io andavo a lavorare con il mio papà e salivo su quel grande camion verde. Lo sai che per me quello era il camion più grande dell'universo, papà. E mi ricordo quanto era importante quello che facevamo, che se non era per noi la gente moriva di freddo. Tu per me eri l'uomo più forte del mondo. Ti ricordi quando facevamo i filmini con mamma e mamma si vestiva come Loretta Goggi? Ti ricordi? I gelati, le partite a pallone, Alfredo, Tonino. Ti ricordi, papà? E poi quando sono partito per la California per tornare con la Digos che mi dava la caccia. E quel poliziotto che si dovette inginocchiare per mettermi le scarpe. E tu gli dicesti: quello è il tuo posto, figlio di puttana, ad allacciare le scarpe a Giorgio. Quella fu bella, papà. Quella fu veramente speciale. E ti ricordi quando mi dicesti che i soldi non sono la verità? Vecchio mio. Oggi sono passati molti anni, ma finalmente ho capito quello che tu mi volevi dire tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Avrei solo voluto fare qualcosa in più per te. Avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento sempre in poppa. Che il sole ti risplenda in viso. E che il vento del destino ti porti in aria, a danzare con le stelle. Ti voglio bene, papà. Un bacio, Giorgio. Ciao, io sono Diego D'Elia, sono nato a Salerno e vivo a Roma da 7-8 anni, dal tempo in cui lavoro appunto in questo settore. Ho fatto un po' di cose, le cose più importanti usciranno quest'anno, come Un delfino con Raoul Bova, Barabba con Roger Young, Modugno con Beppe Fiorello e poi Rex. Adesso dico verità, io non è che ho imparato italiano bene, ma non è quello appunto. Io adesso ti volevo far sentire il mio pezzo che ho portato. Ho studiato italiano preciso, si sente? Ho influenza dialettale? No, non si sente per niente. Ho portato un pezzo di Johnny Depp in Blue, quando lui parla col padre, no? Tu hai presente scena, va bene?